abbiate rimarcato il fatto che io ho tenuto e ho mantenuto la stessa formazione senza fare turnover. Le settimane precedenti ho cambiato perché ho dovuto, per le necessità, da quelle partite arrivare a quella di domenica scorsa ho cambiato per necessità. 30 minuti, quasi perfetta la prestazione di ieri, no? Ma non basta, non basta, perché poi, vabbè, lo sappiamo tutti com'è andata la poca reazione o l'involuzione, se vogliamo, dall'espulsione al gol preso. Ma anche in quei 30 minuti potevamo essere più cinici e più bravi nel gestire la palla. Figlio di che cosa, insomma, come mai questo blackout, insomma, la squadra si è spenta? Lo so, io alla squadra non ho ancora parlato, sinceramente sono combattuto in questo e parlerò con i ragazzi per avere delle risposte concrete. Ritiene di aver commesso degli errori? E se no. Quali? Per niente. Non c'era, no, la seconda risposta. Penso che la prima valga più di tutto. L'ambiente per altre persone è un po' contrario a Pescara come squadra, come allenatore, come si espresso come allenatore, almeno da quello che vedo, è un po' tutti contro l'allenatore. Poi leggo la stampa nazionale e magari si evidenzia qualcosa di più positivo, però non importa, va bene così. Io ve lo dico tranquillamente e serenamente, vado avanti per la mia strada, sono convinto del lavoro che sto facendo, sono ancora più convinto dei ragazzi e questi passi falsi all'interno delle partite sinceramente mi devono far dare qualcosa in più, perché probabilmente quello che sto dando non è ancora abbastanza. Quindi sotto questo aspetto non ha mai nuova bandiera, anzi al contrario. E un elemento in più, cioè quello di gestire anche adesso la parte ambientale, che chiaramente ha dimostrato questo, secondo te può diventare un elemento positivo? Cioè ciò che prima può darsi che era una sponda, cioè quello dell'ambiente carico a sostegno, oggi invece niente contro, è un elemento... Ma da quello che vedo è se c'è una contestazione è solo sul sottoscritto, quindi non c'è problema, sono abbastanza grande e ho le spalle grandi per sopportare questa pressione. Mi dispiace, perché ne prendo atto, perché comunque la squadra non si sta esprimendo come dovrebbe e io sono probabilmente l'unico responsabile. Credi che sia stato corretto ripartire in questo modo, le responsabilità, le colpe da parte dell'ambiente? Io ne prendo atto, finché i giocatori daranno quello che devono dare in campo io sono contento che Stroppa possa essere messo in discussione. Per contro il Presidente è stato sin troppo esplicito, ha ribadito piena fiducia nei tuoi riguardi. Beh, cosa devo dire? Io ti rispondo quello che ho detto qualche settimana fa, qualche giorno fa. Probabilmente la società sta vedendo il lavoro dello staff, sta vedendo il lavoro di Stroppa, quindi sotto questo aspetto io non posso far altro che ringraziare sempre e continuamente la fiducia che mi si è data. Anche aggiunto il Presidente proprio domenica dopo la partita, sarebbe opportuno che insomma l'allenatore puntasse su un gruppo definito, un'esortazione, che cosa... Beh, io posso rispondere anche a voi, cioè io quando ho cambiato tanto per cambiare? Credo che le scelte, i cambiamenti siano stati dovuti sempre dalla necessità, mai dalla mia volontà, a meno che posso essere andato contro a prestazioni diverse e può essere stata una scelta tattica o tecnica, però quasi sempre è stata cambiata la formazione per necessità. Potete anche smentirmi, non c'è problema. E anche le altre squadre, è quello di farlo tutti insieme. Quando lo facciamo tutti insieme, e allora questa squadra qua diventa importante. Quando non lo facciamo e non ci possiamo permettere di farlo in 7 o di farlo in 8, o nella stessa azione se c'è una marcatura non lo fa quello che deve marcare, manca un undicesimo, mi dispiace ma non,
non va bene. E che cosa dipende secondo te dalla cultura personale di un giocatore, il fatto che ci siano molti stranieri? Cosa, queste sono domande, non lo si pone. Cioè, come mai 7 giocatori fanno una cosa e magari 3-4 non fanno? Ma no, io sto dicendo anche uno, In questo momento, il particolare, cioè sempre il particolare fa la differenza, ma soprattutto in questo momento, se vado a rivedere la partita e vado a rivedere l'occasione mancata che ci poteva essere domenica, vincendo domenica, noi eravamo dalla parte sinistra della classifica, sesti in classifica, a pari della Sampdoria che sembrava facesse un campionato incredibile. Se vado a pensare a questo, dico, caspita, mi mangio non soltanto le mani, ma tutte le braccia. Allora il particolare in questo momento fa sì che noi possiamo fare un campionato di sofferenza, come poteva essere alla vigilia di questo campionato, o altrimenti un campionato di serenità, di normale amministrazione. Perché? Perché le qualità di tutta la squadra o di tutti i giocatori perché fanno la squadra sono importanti. Allora se tutti insieme facciamo il nostro dovere, il nostro compito, allora probabilmente ci sarà qualcosa di importante. Ma se qualcuno, ma anche il sottoscritto, dovesse qualvolta mancare in qualcosa, beh, allora non andiamo da nessuna parte. Ho puntato il dito su di voi qualche settimana fa, benissimo, io quando dico tutti insieme dico anche queste cose qua. A me piace che tutti insieme si remi dalla stessa parte. In questo momento è chiaro che i protagonisti siamo noi. È troppo importante il particolare, non farlo diventare un particolare negativo, ma girarlo dalla nostra parte, che può essere un'attenzione su una marcatura sulla palla inattiva o un non lo so, un ripiegamento difensivo a marcare un avversario che sta andando in aria. Sono stupidaggini? No, non lo sono. Anche il fatto di andare ad attaccare l'aria, il fatto di voler andare a mettere in difficoltà un avversario, beh, queste sono cose che comunque fanno fare la differenza a una prestazione normale, a magari a non la può essere. Dico cose banali, dico cose che potrebbero essere banali. Poi mister, nella realtà non lo sono, perché la sensazione dopo 8 giornate che abbiamo tutti, e immagino che ti sei fatto anche tu dal campo, è che questo campionato il Pescara davvero con i particolari può ribaltarlo, probabilmente vedendo gli avversari non sembra che poi siamo questa Cenerentola che non può giocarsi le partite dopo la prima mezz'ora di Udine. La sensazione che rimane è molto positiva. Io mi auguro che voi lo pensate davvero quella mezz'ora, io mi auguro che quel quarto d'ora anche dove si è spenta la luce, dove siamo stati molli, dove tutte le situazioni negative o passive, remissive siano venute a galla, ok? Purtroppo magari la squadra, siamo questi, ok? Se con la Lazio è stata per 90 minuti, 85, prendiamo il bicchiere mezzo pieno? Con l'Udinese è stato un quarto d'ora, abbiamo preso lo schiaffo, ci siamo rimessi in sesto, non abbiamo attaccato in maniera ordinata come è stato fatto nel primo tempo. Però anche nel primo tempo, dove voi dite che la cosa è stata positiva, per mezz'ora siamo stati positivi, siamo sembrati una squadra vera, sì, sono consapevole di questo. Infatti la squadra credo che si sia espressa e dava l'impressione di esaltare il potenziale. Ma anche lì è mancato sempre qualcosa, perché quando potevamo fare male non l'abbiamo fatto. E allora concedetemi... c'è ancora tanto da lavorare, c'è da mettere a posto alcuni particolari che fanno la differenza, dal 0-0 che poteva essere il primo tempo, nonostante avessimo tenuto bene il campo, all'1-0 a perdere la partita in superiorità numerica. La sensazione che credo faccia sorgere qualche dubbio anche sull'allenatore e che comunque la squadra, al di là dei valori tecnici che in certi momenti sicuramente esprime, la Udine non c'è, la prima che non verrà, diciamo, dal vivo, quindi posso sbagliarmi, ma non dà mai la sensazione di essere realmente padrone. L'aggressività e l'organizzazione di cui spesso parli, come dire, in certi casi è evidente che c'è, perché una partita, per esempio, se non rischi, è evidente che la controlli. Però, come dire, non traspare, non si vede, non si manifesta. Con questo voglio dire, se non si manifesta all'occhio di chi osserva, probabilmente non si manifesta neanche chi sta di fronte.
e che piglia un po' di coraggio e dice, ma tutto sommato questi li possiamo anche... È una possibilità di lettura, perché io questo l'associo al fatto che i primi 15, i primi 20, i primi 30, primo tempo con la Samp, poi c'è sempre una fase in cui l'avversario sembra che... Gli ultimi 20 minuti con la Samp, dopo aver preso gol, dopo la reazione, ci sono, la reazione, purtroppo, scusami Walter, ci sono delle situazioni, ma l'abbiamo visto, non solo i primi 15 minuti di una partita o gli ultimi 15, ci sono delle situazioni nell'arco della partita dove noi non siamo attenti, non siamo protagonisti, e per essere protagonisti mi riferisco all'attenzione, mi riferisco a essere propositivi nell'una e nell'altra fase, è solamente questo, solamente questo, ma è una cosa, è un dato importante. È un dato importante. Allora, se noi non giochiamo col coltello tra i denti, se noi non abbiamo l'attenzione, si parlava di particolari, ma se non abbiamo l'attenzione per 95 minuti, noi possiamo perdere con chiunque, ma se abbiamo l'attenzione per 95 minuti, allora al contrario, io ti dico, ma l'avete visto anche voi, possiamo vincere con tutti quanti, possiamo vincere con tutti quanti, pur soffrendo. A Cagliari non è stata fatta una grandissima partita, però abbiamo sofferto tutti insieme, e si è visto che abbiamo fatto due gol, potevamo farne altri, c'è stata una disattenzione, abbiamo preso gol e abbiamo subito gli ultimi 10 minuti, anche se su palle native, però è lì, il calcio è questo, soprattutto poi in questa categoria dove non ti concede niente nessuno, dove il particolare, l'attenzione e la disattenzione ti fa perdere o vincere una partita. Ma tu chiedi anche un pizzico di sfrontatezza alla tua squadra o solo attenzione, come per esempio manifestata bene, tra l'altro, a Cagliari, come dicevi poc'anzi. La sfrontatezza deve essere consapevolezza. Io devo attaccare, voglio attaccare perché mi sento, se vogliamo, in quel momento più bravo dell'avversario. Anche se ho una squadra più forte di me, tra virgolette, davanti. Però se ho un vantaggio numerico, se posso creare una superiorità numerica, perché devo giocare col freno a mano tirato? Perché? Se si parla di coperture preventive, ok, io attacco per poi coprire, non è che copro per non attaccare, è questa la differenza. Quindi insomma tu ce l'hai la risposta di quello che è successo a Udine, magari giusto neanche, credo che sia giusto non dirla davanti a noi, però insomma tu te l'hai fatto un'idea, no? E tu hai parlato di limiti caratteriali, da soli non bastano, non sono sufficienti a spiegare probabilmente. No, no, probabilmente no, io la risposta ce l'ho. Dai, inutile che stia qua a raccontarvi le cose nostre, no? Cioè credo di avervi detto anche. No, io. Grazie. Marco. Mister, lei nel post partita ha sottolineato anche il fatto che chi è entrato non l'ha fatto nel modo giusto, no? Volevo sapere a cosa si riferiva e perché, nonostante questo suo modo di spronare i ragazzi, che poi noi vediamo anche qui nelle conferenze stampa, non incida ancora verso i giocatori che magari dovrebbero dare quel cambio di marcia. Lo so, io vorrei vedere, non lo so, un furore agonistico diverso. Cioè il cambio deve far cambiare in positivo la squadra o la prestazione della squadra. Un esempio a caso, Weiss quando è entrato col Cagliari. Non mi vengono in mente altri esempi, però questo deve essere lampante, cioè deve essere di riferimento. Altre domande? No, io volevo solo chiederti su Baez. Baez mi sembra il classico giocatore che, non so, io per esempio non è che faccio l'allenatore, però è chiaro che questo ha delle qualità importanti, no? Da metà campo in su, magari sei libero di fare quello che vuole, forse riesce ad esprimersi. Tu lo inquadri proprio in questo modo, questo tipo di giocatore, oppure gli dai anche dei compiti? No, io gli do dei compiti, come li do a lui, li do a tutti quanti. Probabilmente magari non basta questo. Grazie a te. Però anche io sono d'accordo con te, come si parlava di Quintero, credo che Weiss sia un talento assoluto, che va gestito nel bene del Pescara. Grazie.